Salve a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming Box con un nuovo episodio della nostra serie di Mario e Luigi Fraternauti alla carica. Abbiamo, ragazzi, ricollegato, riattivato il secondo faro e siamo quindi in una nuova zona completamente. E quello che dobbiamo fare adesso è ovviamente familiarizzare con questa nuova zona. Ci sono due isole vaganti qui e oltretutto... Non capisco se questo è... No, però non mi dice niente di uno scoglio o qualcosa del genere. Allora, io vorrei iniziare con l'isola vagante, francamente. So che ci sono delle secondarie, ma ho intenzione di farle dopo. Intanto facciamo la prima isola, va. Aspetta. Angustia? Ah, questa è un'isoletta piccola. Bene, dai, andiamoci. Uibo, due giovanotti. Complimenti per l'atterraggio, è stato ammirevole. Mi chiamo Melody e sono appassionato di musica da quando ne ho memoria. Sembrate coraggiosi, vi interesserebbe cimentarvi in una prova? Ok. Saltando sull'interruttore appariranno delle note musicali. Se le raccogliete tutte vi darò il mio tesoro. Ok, allora, vediamo un po'. Ah, aspetta, qui devo diventare una palla. Ok, no, non va bene affatto. Dai, per l'amor di Dio. No. Sarà tostarella. Temo. Superata, una nuova animazione. Complimenti. Grazie. Tornate qui e vi darò il mio tesoro. Ok. Cos'è? Fungone one up. Ah, ok, quello che ti ridà tutta la vita. Bravi giovanotti, avrei un'altra prova per voi. Vi interessa? Un'altra? Non sia troppo difficile per voi al momento. Cioè... Non tornate quando vi sarete in grado di muovervi più rapidamente. Ah, c'è una nuova. Ok. Va bene, torniamo lì sull'isola. Va bene, c'è una nuova abilità che dovrò prendere. Vabbè, ha senso. E probabilmente è questo il momento in cui la sbloccherò. Ok, eccoci qua. A proposito. Vediamo un po'. C'è qualcosa di nuovo? No. Niente. Allora. Vai. Andiamo. Isola Lucciolo. D'accordo. Voglio solo fare una cosa.
Fatemi un po' vedere. Todd disperso. Giravolce all'area di pesca, è stato avvistato qualcosa di diverso dai soliti pesci. Perché non poteva pescarlo? Ma cambieresco, fratello. Ok. Beh, dato che è qui, tanto salviamo. Che non avevo ancora salvato da prima. Devo pescare il sogno di qualcun altro. Allora, ne ho. Ok, ne ho abbastanza. Mario con esca semplice. Proviamo un po'. Dappertrota. Esca artigianale. Facciamo un giro di tutto quanto. Così accumuliamo anche un po' di cose che magari torneranno utili. Che è successo? Bottiglia con un messaggio. Wow! Abbiamo trovato. Quanto tempo è passato quando sono precipitato su questo isolotto? Così piccolo non c'è un tubo. Meglio, ce ne sono fin troppi. Che noia, poi solo nuvole a farmi compagnia e solo erba a riempirmi lo stomaco. Le mie speranze di sopravvivere si affievoliscono di giorno in giorno. Questo messaggio è la mia ultima risorsa. Se lo stai leggendo, chiunque tu sia, aiutami, ti prego. Oh, cavolo. Lettera spiegazzata. Cari Mario e Luigi, spero che stiate bene. Principessa Peach, chiedo perdono, sono bloccato qui senza possibilità di tornare. Non si capisce da che isola provenga chi ha scritto il messaggio. Naufraghi, isolotti deserti, suona familiare. Guardate quei fratelli dell'isola Sablia? Magari sanno dirci qualcosa riguardo. Oh, ok. Andate a cercare questo Todd perduto. Vabbè, dai. Mi è passata la voglia di fare il resto. Queste iniziate. Offerte di lavoro. Qualcosa in cambio di una paga allettante. Va bene. Scopri su quale isola si trova il Todd. Vabbè, lo farò. Però, di nuovo, voglio fare questo. Quello lì è un po' perplesso che ci ha visto arrivare. Quello piange, quello è triste. Quest'altro... Che gli è successo a questi? Quelli sono tutti arrabbiati con quel tipo. Al freddo. Quest'isola è sempre così buia e cupa. Colpa di questo nuvolone, sembra sempre notte anche quando non lo è. Non lo è. Ma cosa dici? Ignoratemi pure, fate finta che io non sia neanche qui. Vi interessa mai a parlare con un sasso? Certo che no, allora lasciatemi in pace. Non ti prende adesso, credevo fossimo amici. Già, ora ti comporti come se non te ne importassi niente di noi. Odio gli estranei. Da lì in avanti siete tutti degli estranei, non ho bisogno di nessuno, solo di me stesso. Sembrano corrotti. Ma cosa succede qui? Come sono tutti così freddini? Il suo posto ci fa sentire gli estranei, ma non c'è cielo cupo che tenga. Tu rimani sempre il mio raggio di sole, fiammetta. È un amore al freddo. Quanto ti amo. A proposito di estranei, vedo dei volti nuovi. Questi sono Mario e Luigi e mi chiamo Presus. Stiamo provando a riunire questo mondo. Sembrate un trio amichevole. I nostri compaesani erano contrari al nostro matrimonio, così siamo scappati. Abbiamo abbandonato le nostre terre natie e non è tutto. Io sono Alfredo, principe di Glacea. E io Fiammetta, la principessa ardese. I nostri popoli sono ai ferri corti a molti anni e così siamo fuggiti qui. Non abbiamo più notizie delle nostre famiglie e siamo un po' preoccupati. Ma non possiamo andarcene da qui, per cui ci distraiamo con tanti appuntamenti.
potete tirare un sospiro di sollievo, perché qui presenti hanno già deisolato parecchie isole. Perfetto, ci avete tolto una preoccupazione. Io al freddo, torniamo alle nostre fusioni. Il capovillaggio dovrebbe sapere tutto sul fiorfaro, abita proprio in cima alla scalinata. Ok, grazie. Vi avviso, la gente del posto si comporta in modo alquanto bizzarro. Forse siamo solo noi a non essere abituati ai costumi locali, ma c'è qualcosa di strano. Ok. Okay. Va bene, vediamo un po' cosa abbiamo. Scarpe Elite. Scarpe Forgiatura. 30% di danni infliggi ai nemici quando hai pochi PV. Vabbè, è comunque fortissimo, quindi... Minchia, però 1400. Martello Satollo. Madonna mia, quanto costa. Ah, aspetta, mi ero scordato di... Un attimo. Questo è molto figo. Me ne serve soltanto uno. Tuta introversa. Non sono i nemici, meno danni subirai. Vabbè. La metto a Luigi intanto. Così non perdo la velocità per adesso. Allora, poi. No, ok, ce la faccio. Ok. Benissimo. Perfetto, sono equipaggiato con il massimo che c'è al momento. Salviamo. Odio, non so neanche cosa odio non saperlo. Ok. Non stanno benissimo. No! Hanno rubato le uova di lucciolo. Sono il tesoro dell'isola, come hanno potuto? E chi sarà stato, un isolano? È Lucio il responsabile dei luccioli delle loro uova, no? Aveva assunto quella guardia di recente? Ma allora com'è potuto succedere? Lucio ne sa sicuramente qualcosa, non mi inganna con quella sua aria da santarellino. No, aspettate, non è colpa mia. E tu, il capovillaggio, te ne stai con le mani in mano invece di risolvere il problema? È solo colpa tua. È colpa di Lucio. Di fare qualcosa. Ok. Non estranei ai fatti. Che è scappato. Beh, non mi va di inseguirlo, però lasciamo perdere. I forestieri, scommetto che cercate il fiorfaro. Lucio potrebbe aiutarvi, ma temo non sia il migliore dei momenti. Ma intanto ci sono questi. Andiamo lo stesso a parlarci. Lo giuro, non ho fatto nulla di male. Possibile ce l'abbiano tutti con me? Non è il caso di agitarsi, io ti credo. Mi occuperò io di questa faccenda, sono il tuo fidato segretario in fondo. E voi chi siete? Ah, state riunendo il continente? Lucio, se permetti, siamo nel bel mezzo di un problema con le uova di lucciolo. Sei sicuro di avere tempo per questi forestieri? Forestieri, ma sì, certo. Mi sembrava una richiesta azzardata, cari gentili uomini in rosso e in verde. Ma potesse catturare il ladro di uova? Le uova di lucciolo sono il tesoro della nostra isola e hanno un valore inestimabile. Conserviamo sempre al sicuro nei vivai, eppure qualcuno è riuscito a rubarle.
Senti, Nonnetto, perché ce lo chiedi proprio a noi? Vedete, il fiorfaro è raggiungibile solo al primo piano di questa casa, quindi o catturate quel lato o non vi farò passare. Oh mio Dio. Capito, cerchiamo questo lato allora? Sì. Sa che non abbiamo scelta se vogliamo desolare questo posto. Trovate quel lato e vi lasceremo passare al piano superiore. Se cercate indizi sul furto vi consiglio di parlare con gli isolani. C'è una casa vuota, ve la lascio a disposizione, cosa volete di più? L'importante è che troviate il colpevole di questo crimine. Conto su di voi. Vagamente manipolatore il tipo, ma giusto un pochino. Appena appena. Va bene, ok, non posso fare altro. Non posso passare per adesso. Esplorare l'isola per risolvere il caso. Se vogliamo avere accesso al fiorfaro dovremo prima risolvere questo caso. O questo casino. Andiamo a fare domande in giro. Ora basta brancolare il burro e faremo luce su questo caso. Vai. Vai con le indagini. Il giorno del furto di uova erano nei pressi dei vivai. Quando ho visto i sagomi in oscurità che bisbigliavano qualcosa, credo che fossero in due. Si può entrare qua, no? Ah, perché no? Siete voi gli investigatori delle prime armi di cui parlava Lucio? Questa casa è libera, usata pure a vostro piacimento. Ah, ok, è questa. Non serve solo a me, nessuno può farti del male. L'Ete sarebbe un passo migliore se tutti la pensassero così. Tenerezza. Sa chi è stato? L'isola ce lo domandiamo tutti. Secondo me è stata quella coppia in piazza. Prima della ragazza non era mai successo niente del genere. La guardia dormiva o cosa? Il segretario capovillaggio aveva detto di presidiare l'ingresso degli sotterranei. Ok. Ascoltate, sappiamo che le uova di Lucio sono state rubate dai vivai, no? Allora perché c'era una guardia che controllava l'ingresso dei sotterranei? O se i sotterranei, il segretario capovillaggio va e viene in continuo da là sotto. Quegli occhiali così misteriosi, lo trovate affascinante? No, su quest'isola ne succedono le cotte di crude. Che barba, è sempre così buio. Almeno qualcuno accendesse i lampioni. Un interruttore in fondo al sentiero che passa sotto il ponte. Non fosse così lontano e toccherà restare al buio. Aspetta. Mario, Mario, Luigi, Mario, Luigi. Ultrafungo, ok. Oh, aspetta. Le spine sinergiche, vabbè, ma lo farò un'altra volta. Puoi entrare anche in quest'altra casa. Grazie.
Metto l'interruttore sotto al ponte. Boh. Tiro che passa sotto al ponte. Fosse così lontano, ha detto. Troppo buio, non riesco a leggere. La ragazza ha cambiato umore un momento all'altro, davvero non capisco. Forse ce l'ha con me perché ho mangiato tutte le sue merendine. Abito da solo, c'è anche quello che se so se ne andasse vuole starmi in santa pace. Ok, sono queste che sono le persone che sono state corrotte, ok. Il costituente. Ma qui dentro ci siamo già stati. Ok, sì, infatti immaginavo di dover andare da un'altra parte. E di qua mi sa che ho fatto tutto. O quasi. Cioè, non lo so come procederà, ma... Aspetta. Ah no, è ancora più indietro di così. Ok. Accesso vietato, il buio mi fa venire sonno. Fermi lì. Il segretario del capovillaggio. Va bene, allora, quindi devo risolvere il buio. Ok, questa è la parte iniziale, dove ho già visto tutto quanto, d'accordo. Vedete il sentiero adesso, dovete guardare la sua postazione, però quando è buio non fa altro che dormire, non mi comando per svegliarla e accendere i lampioni. Allora, era il passaggio che era sotto al ponte, mi aveva detto, però dice era troppo lontano. Io pure ci sono passato lì, non so a cosa si riferisce nello specifico. Risentiamolo un po'. Interruttore in fondo al sentiero che passa sotto il ponte. Tanto entriamo qua perché mi sa che non ci sono entrato. Come un cretino. Infatti no. C'è uno lì in casa seduto. Entrano due. Martellano tutte le casse che trovano e vanno via. La fine del sentiero. E allora sono vicini. Ah. Cartella davanti alla casa del capovillaggio, ok. Ah, eccolo lì, aspetta, sono un cretino. Quanta luce. Ok. Ok. E una è fatta. Ora, vediamo un po'. Lampioni, si muovono questa bella isola. Basta una martellata. Ok. Cosa abbiamo qui? Oh, grazie. Attenzione agli angoli bui. Spia tenebrosa. No, aspetta, scusa, no, scusate un secondo. Angoli bue, pare che una spia tenebrosa si agiti subito in questa zona.
Grazie. Aspetta. No, è di qua. Ma andiamo diretti dalla guardia, va. Senza perdere ulteriore tempo. Alto là. Il personale autorizzato può passare oltre questo punto. Il capovillaggio vi ha incaricato di catturare il criminale? Dilemma, il segretario mi ha ordinato di non far passare nessuno, ma... E va bene. Ma guardia, la giustizia è il mio pane quotidiano. Siete qui per risolvere un crimine, benvenga. Però... devo prima accettarmi che non abbiate i secondi fini e siate qui solo per le indagini. Come me ne accerto? Con un quiz sull'incidente al villaggio, naturalmente. Tre domande per voi. Prima domanda. Chi ricade in sospetti del crimine? Seconda domanda. La regola non fa parte del regolamento dell'isola Lucciolo. Terza e ultima domanda. Questa è una specie di contraddizione. Cosa c'è sotto il lampione inutile? Dovete andare. Oh no, aspetta. Regolamento. Presso a letto, presso in piedi, compiere una buona azione quotidiana, essere sempre carichi ed energici. Bene. No, ecco, questo? Di nuovo? Ah, ma io l'avevo già fatto. Vabbè, dai. Due forestieri. Regole. Vabbè. Sono una coppia in piazza. Prima domanda. Proviamo un po', va. Ricordo i sospetti di crimine. Una strana coppia. Seconda domanda. La regola non fa parte. Terminate concentrati. Terza e ultima domanda. Il lampione inutile, fatemi vedere. Capito, queste erano le vostre risposte. Interrogatorio. Aspetta, il lampione inutile, è vero. Qual è il lampione inutile, però? Quale dovrebbe essere il lampione inutile? Bene, ogni posto ha le sue regole, va bene. Adesso di nuovo c'è qualcosa di... No, è lo stesso. Questa era la stessa cosa, la spia tenebrosa. Quale sarà il lampione inutile? Non ne ho idea. Non aperte gli occhi alla luce del lampione. Sì. Esatto. Questo è spento. Ah, ok. Trovato. Taccuino. Ok. Grazie.
Indizio riguardo al lampionino, ti fossi riferito a questo lampione rotto. Già, finalmente. Detto qualcosa sul taccuino? Niente di niente, ma allora perché siamo presi la briga di nasconderlo? Lasciamo perdere, almeno abbiamo risolto la domanda. Ok, torniamo dalla guardia, va. Vai. Oh, bene, grazie. Finalmente. Date ancora se ho dubitato di voi. Ora so che siete davvero interessati a risolvere il caso. Potete passare, sono sicuro che il segretario non ha nulla da ribattere. Per me la giustizia viene prima di tutto e per fortuna col mio lavoro posso aiutare anch'io. Vuoi sapere cos'è questo taccuino? Vedete, il mio sogno nel cassetto è fare l'investigatore. Avevo comprato persino un taccuino, ma poi ho accantonato il sogno e il taccuino. Sapete cosa? Ve lo regalo. Scriveteci sopra le informazioni che trovate. E se ne va. Okay. Lo useremo per il rapporto sul caso. Notiamo qualcosa, segniamolo qui. Quelle indagini e andiamo a esplorare i sotterranei. Vai. Facciamolo. Vai, sì. Vediamo questo sotterraneo che cosa ci offre. Tantinello chiuso. Wow! Ho fatto in tempo manco a saltare. Non me l'aspettavo minimamente. Allora, vediamo un po'. Gapibapo R. Interazioni per tutti. Esplosioni, spina che provoca alterazioni di stato, tra alterazioni si propagherà con tutti i nemici colpiti all'onda d'urto. Vabbè, chi se ne frega, va bene così. Oh, no, facciamo così. Perfetto. Vaffanculo. Diavolo di mostro è. Ah! Grazie. Moscannone. No, ma che cazzo ho combinato? Sono un imbecille. Perfetto. Vai, tra poco c'è il prossimo livello. Chiuso pure qui. Alla faccia dei mostri ce ne sono tipo tre, temo.
Ah, grandissimo. Questa mi è proprio piaciuta. Yes. Oh, e finalmente siamo a livello extra. Bonus nuova classe, vediamo un po'. Saltatore, testa di martello, da infittere martellate, attacchi in salto. Oh, slot per quanti accessori? Sì. Prossimo 29, eh? Ok. E ora però, un attimo. In tempo manco a reagire. Mannaggia. Grazie. Lanterna di lucciolo. Oh, grande. Fantastico. C'è bisogno di questa, almeno uno. Modo di salire da qualche parte? Che lì c'è qualcosa. Mannaggia, vabbè. Niente da fare, eh? Oh, grande. Immagino che sia all'inizio dell'isola. No, ah no, all'inizio dei sotterranei. C'è uno imprigionato lì. Menato. Direi meglio di così. Perfetto.
diciamo basta? Troppo temo che non basti, infatti. Perfetto. È andata esattamente come volevo. Perfettissimo. Menchia. Ok. Ce ne sono tre. Devo affrontare uno dopo l'altro, mi sa. Eh sì. Oh oh. Dai, ma sul serio? Ah, vabbè, sì, in effetti mancava ancora un bel po' di vita. Oh yeah! Oops. E se accumuliamone un po' che è una buona cosa. Nuovo. Sentite. Così, per simpatia proprio. Grazie, grazie. Come ci arrivo lì? Non ne ho idea, vabbè. Se lo scopriremo forse? Ok, aspetta, mi sa che... Mi sa che so cosa devo fare. Olè. Niente. Qui dove si va, invece? Mario! Luigi! Let's go! Bene, grazie. Let's go!
Non te ne sto menando di questi. Wow! Grazie. No! No, giusto. Porca miseria, scusate. Perfetto. Vabbè, sì. L'ho fatto apposta sto giro, tanto. Sta cosa è fighissima comunque. La cosa che ha equipaggiato Luigi mi può causare qualche problema, sapete? Paradossalmente. Oh, grande, è quello che speravo. Oh, grande. Bene, finalmente è tutto più chiaro. E basta? Davvero? No, non ha dannato senso. Oh no, devo comunque fare il giro. Adesso posso entrare qui. Qui mi manca. Wow. Un ufficio. Sento puzza di bruciato. Controlliamo a fondo questo posto. Promemoria, cambia la lampadina nel bagno, sostituire gli spuntini di luce con quelli nuovi, stare il diario che c'è in questa stanza, un nuovo nascondiglio. Va bene, ok. Chiaramente. Diario quotidiano. Giorno 14, mese 2, Lucio mi ha di nuovo rimproverato. Incredibile, dimentica che lui è capovillaggio solo come titolo, ma sono io a fare tutto il lavoro. Da solo non è in grado di cambiare una lampadina. 26, mese 2... Ritorno all'ispezione, ho avuto una sorpresa. Lucio mi ha quasi aggredito perché stavo perdendo tempo invece di dargli da mangiare. Aveva la bavetta che gli colava dalla bocca. Secondo me si era appena svegliato. Me lo meriterei io lo spuntino con la fatica che faccio a occuparmi di lui.
Giorno 12, mese 3, gli isolani si comportano in modo strano. Prima erano sempre amichevoli, ma oggi sembravano diffidenti e poco socievoli. Che abbiano mangiato qualcosa che gli ha fatto male? Giorno 1, mese 4, gli isolani diventano sempre più strani. Sembra quasi che detestino i loro vecchi amici e rifuggano ai contatti sociali. Quella che prima era un'isola felice ora è carica di negatività, sono tutti al limite. Giorno 11, mese 4, questa atmosfera negativa ci ammorba tutti. Alcuni isolani sostengono che sia colpa di Lucio, ma sono solo voci infondate. Quanti problemi per un'isola così piccola, non so quanto ancora potremo resistere. Ma forse questa è la mia occasione, se traessi vantaggio dalla situazione, non stufo di tollerare quelle pagliacciate. Ma se saprò sfruttare la situazione, potrei mettere fine a tutto questo. Ok. Il diario del segretario sembra piuttosto borioso. Sì, però a quanto pare il capovillaggio è un ebete. Questa è la mia occasione, se traessi vantaggio della situazione, tutto questo è molto sospetto. Andiamo a parlare con questo segretario a casa di Lucia, allora. Ma oltretutto, scusa, sono tutti questi posti chiusi e c'era uno imprigionato. L'ho visto benissimo. Che ci dovremmo tornare un'altra volta qui. O forse sarà il posto per una secondaria? Potrebbe essere. Andiamo a parlare con il segretario, abbiamo alcune domande da fargli. Che succede? Luigi, hai l'aria stanca. Tutto questo buio non aiuta. La casa libera, il capovillaggio ha detto che potevamo usarla. Possiamo riposarci un po', in fondo abbiamo fatto un gran lavoro. Yes. Let's go. No, pensavo che succedesse qualcosa nel mente. Adesso potremo indagare a mente fresca. Vedete che vi riassuma a che punto siamo con l'indagine, ma certo. Al rapporto sul caso. Qualcuno ha rubato il tesoro dell'isola, ovvero le uova di Lucciolo. Capovillaggio Lucio ci ha segnato il caso. È una coppietta che non è di questo posto, gli isolani li trattano da forestieri. E credo che siano stati loro a rubare le uova. L'unica certezza è che sono fuggite alle rispettive isole per stare insieme. Quindi mi sa tanto che sappiamo quali saranno le prossime due isole. Come se non bastasse, alcuni isolani si comportano in modo diverso dal solito. Capisco che ciò sia strano, ma non è per forza collegato al furto. Sa perché il segretario ha piazzato una guardia davanti agli ingressi sotterranei? Inoltre, il diario del segretario trovato ai sotterranei contiene informazioni sospette. Giusto il riassunto, avrei dovuto fare il detective. Sì, bellissimo. Dobbiamo sentire cosa ha da dirci questo segretario, non mi convince affatto. No, smettila. Chi è? Oh. Giù le mani alla mia fiammetta. Giù le mani anche da me. Oh oh. Umf, arg, ug. Stanno linciando quei due? Che succede? Il mio segretario ha scoperto il là delle uova di Lucio. Più semplice quello che sembri, questi due sono forestieri. Pensateci, era mai successo qualcosa prima che arrivassero loro? Ci sta incastrando. Solo di una cosa siamo colpevoli, non riuscire a staccarci l'una dall'altra. Buoni, state buoni, non mi importa cosa avete a dire a vostra discolpa, ci sono testimoni. È una bugia. Ora passerete il resto della vostra vacanza in cella, ben vista. Da questa parte. Ho
Lo sapevo. Bravo segretario, mettetelo in gattabuia. Così? Senza niente? Siamo dei criminali per caso? No. E vorrei vedere. Secondo me il diario del segretario potrebbe essere un indizio. Il segretario ha portato quei due nei sotterranei. Con molta probabilità saranno ancora là sotto. Andiamo a controllare. Ah, dobbiamo tornarci già subito così? Pare di sì. Ok. Tite, salviamo, va. Probabilmente è il caso di andare. Ah, dai, me lo dice pure, prigione. Pronto, reception. La servono già al ristorante dell'albergo. Salve signora. Ricevete il giorno e Lucio la piazza con contorno di verdure di stagione. E il dessert sono io, il tomato al freddo. Permettiti di tirarlo fuori di qui. Oh mio Dio, va bene, ok. E là, già ci siamo cacciati in un brutto guaio. Per passare il tempo facciamo finta di essere un albergo di lusso. Confessate, siete stati voi a rubare le uova di Lucciolo? No, certo che no. Il giorno prima dell'incidente eravamo proprio le parti di Vivai per un giretto romantico. Ricordo ancora il sorriso di Fiammetta mentre osservava i Luccioli. E non dimenticherò mai come ridevi quando ci schizzavano con l'acqua. Ho capito, non ci saranno altri dettagli, grazie a Dio. Abbiamo fatto nulla di male, per favore, credeteci almeno voi. Siamo scappati di casa per stare insieme e non vogliamo certo attirare l'attenzione su di noi. In tal caso il segretario ha mentito. Dopo che ci ha rinchiusi qui, il segretario è andato a qualche altra parte dei sotterranei. Ho sentito che diceva non fate entrare nessuno facendo importanti a sbrigare. Ha dato una chiave alla guardia, credo che sia un passepartout per tutti i sotterranei. Poi mi pare che la guardia sia salita su, ora sarà fuori, immagino. Grazie all'informazione, direi che c'è ancora molto da esplorare qua sotto. Facciamoci dare la chiave della guardia, ok? Guarda chi c'è. Ora che i colpevoli sono dietro le sbarre, immagino le vostre indagini siano finite. Come? Vi serve la chiave sotterranea per proseguire l'indagine anche lì? Negativo. Attualmente i sotterranei sono in corso importanti attività. Non posso lasciare le chiavi in mano agli estranei se voglio conservare il mio lavoro. Oh yeah! Siete in cerca della verità e volete scoprire il vero colpevole? Perché volete giustizia? Se volete giustizia va bene, approvo tutto questo. Non so se ve l'ho già detto, ma il mio motto è la giustizia prima di tutto. Ma non do le chiavi a chiunque. Volete conquistarvi la mia fiducia e volete una richiesta per voi? Oh no, di nuovo le domande? Ho detto una testimonianza a mio fratello. Solo dirvi questo, mio fratello è un testimone oculare del furto. Ho pagato di tenere solo per sé perché, beh, non posso dirvelo. Cercate mio fratello e fatevi dare la sua testimonianza, l'ultimo compito che vi do. Ok. Vicino agli ingressi sotterranei, va bene. D'accordo. Perché ho idea di sapere chi è il fratello? Le parentesi, aspetta che sotto il lampione lì avevo visto qualcosa. La grossa vite. Cos'è la grossa vite? Ok. Come faccio a sapere chi è il fratello? Nel senso, ho un sospetto, secondo me è questo qui. Cosa pensavi di farsi là delle uova di lucciole? Ci avevi fatto una fittata elettrizzante. Oh mio Dio. Guarda, aperto gli occhi. Sì, ok. Ho detto che la spia tenebrosa è apparsa sotto un lampione alla parte ovest dell'isola. Tanto sapere cosa di tenebroso. Parte ovest dell'isola.
Una volta oscurità, ma non resterò oscura al lavoro, ok. Sono la spia tenebrosa dell'isola, sento che avete dei segreti. Volete rispondere alle vostre domande o dovete darmi qualcosa in cambio? Cosa potrebbe volere una spia? Voi che dite? Lo porto sul caso. Ossia, avete qualcosa di gran valore, datemelo subito, presto. Molto bene, mi piace. Un isolano, com'è possibile? Luigi si è addormentato, e cosa mi importa? Il diario segretario? Oh, ora si ragiona. Naturalmente sapevo già quasi tutto, ma ho perso l'idea di un riassunto. D'accordo, allora vi dirò che ciò che so. Cosa vi interessa? Oh, il fratello della guardia. Presente il fratello della guardia, so anche dove bazzica di solito. Part time al ristorante Pesce Lanterna? Beh, quell'edificio a forma di pesce. Il suo piatto forte è il lucciolo. La guardia e il suo fratello sono due gocce d'acqua, lo riconoscerete di sicuro. Va bene, ok. Sta una coppia. Parlate di quelli che ha fatto arrestare il segretario. Secondo me sono innocenti. È nel posto sbagliato al momento sbagliato, il che non gioca a loro favore. Ma se fossero veramente colpevoli sarebbero scappati prima, altro che appuntamenti. Certa storia? Rimanga tra noi. Il giorno del furto ho visto gli individui sospetti che mi erano sconosciuti. Lui aveva in mano qualcosa, non saprei dire cosa. Solani ha iniziato a comportarsi in modo strano. Le uova di lucciolo sono sparite. Il mondo non va nel verso giusto, lasciatevelo dire. Va bene, ok, grazie. Incredibile informazione. Vi saluto, grazie. Riaccendiamo i lampioni. Ok, oh, datemi un secondo. Ok, rieccomi. Che senso ha mettere le spezie così in alto? Mi complica solo il lavoro. Voi chi siete? Non vi ho mai visto a queste parti. Cosa volete? C'è spazio per tutti e te. Scendiamo prima che cada lo scaffale. Ah, ho capito. State indagando sul furto delle uova di lucciolo. Mio fratello vi ha mandati qui a domandare la mia testimonianza. Sera del furto. Sono andato ai vivai a prendere i luccioli per il ristorante. Stava facendo, sono passato vicino a qualcuno che trasportava una grossa bottiglia. Ce l'ho visto in faccia? No, era troppo buio. Ma poi ho visto la luna riflessa nei suoi occhiali. Qui sull'isola c'è solo una persona che porta gli occhiali. Vedi chi parla? Di chi parlo? Segretario Lucio. Lo so, me l'ero segnata il rapporto sul caso. L'unico che porta gli occhiali è il segretario di luce, sì, infatti mi ricordo. Quindi la conclusione è solo una, no? Mio fratello mi ha detto di non rivelarlo in giro. Credo che abbia un piano per risolvere il caso, perché non andate a chiederglielo? Non ditemelo, avete trovato mio fratello, vero? A che prezzo? La spia tenebrosa si è tenuta il nostro rapporto sul caso. Comunque, tuo fratello ha visto un tizio occhialuto vicino ai vivai la sera del furto. Esatto.
E appena ho saputo ho potuto fare a meno di sospettare del segretario. È stato lui a assumermi. Se finisci in galera, chi mi pagherà lo stipendio? Ecco i miei pensieri. Dico tanto che la giustizia viene prima di tutto e guardatemi, non tengo fede ai miei principi. Essere così duro con te stesso, eh? In fondo non sei, ti sei fidato subito di noi, ma c'è messi alla prova. Così così cattivo non ci avresti fatti passare prima. Anche tu vuoi che il caso sia risolto, o sbaglio? Siete gentili, maiale volante, fratelli baffuti. Non sono un maiale. Certo che sei un maiale. Direi che ora la situazione è più che chiara e considero la mia richiesta soddisfatta. Mi fido di voi, sento che siete onesti, avete il mio permesso di risolvere il caso. Eccovi la chiave sotterranei. Oh, perfetto. Dove l'ho messa? Oh no. Cosa mi hai detto? Cosa mi hai detto pure? Che succede? Dov'è la chiave? Oh oh. Parite! Non vi darò nessuna chiave. Ma hai appena detto che ti fidavi di noi. Non dire assurdità. Non solo non mi fido, ma non voglio neanche rivolgervi la parola. Cosa mi hai detto? Cosa mi hai detto un po'? Perso il lume e la ragione come gli altri isolani. È successo così in fretta. Mi fido solo di me stesso. Ora è meglio se mi allontano. È troppa folla per i miei gusti. È scappato, ma vabbè, ha mollato casualmente la chiave di sotterranei. Gli è caduta la chiave quando ha sbattuto contro Luigi, che maldestro. Beh, se non altro ora possiamo controllare meglio i sotterranei. Teniamo gli occhi aperti, c'è qualcosa che non mi convince. Ok. Ok, allora si può andare lì, però... Un attimo, andiamo a liberare quegli altri prima. Perdona, non farò mai più la di male. Non so più di quella coppietta della smanceria, fatemi uscire. Grazie. Non ho mai incontrato un albergatore così affettuoso. Mi dimenticherei dopo che sarò partita. Oh mio Dio, per piacere. Basta. Basta. Oh, eccovi. Ma come? Grazie all'aiuto della fiducia, siete stati proprio gentili. Ora siete riusciti a farvi dalla chiave da quella guardia tutta seriosa. Non ci resta che uscire di qui, ancora grazie. Perfetto. E tra parentesi, no, aspetta, dov'era quell'altra parte? No, 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 no. Sono tornati tutti i mostri, maledizione. Questo potrebbe essere un problema. Sì, 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 non mi va di riaffrontarli tutti neanche un po'. Secondo me questo è esattamente, appunto. Sono il Raffanonelli sulla lucciola, che grinta, giovanotti. Questi baffi mi sembrano sottotono e forse so perché. Dite la verità, vi sentite stressati, oppressi dalla tensione? Colpite i blocchi con tutte le vostre forze, ma escono solo due o tre monete? Fate fatica a sconfiggere i pesci piccoli o provate soddisfazione se ci riuscite? Lasciate che vi dia qualche consiglio, a mia età si capiscono molte cose. Fatevi un bel sonnellino. È la mia filosofia di vita. Prima di addormentarvi pensate a qualcosa di positivo e lasciate a parte i problemi. Provate a concentrarvi sul cibo che vi piace, ad esempio fare dei sogni più dolci. Questo Raffanò non sa quello che dice. È una domanda per voi. Andando come uno stress i piatti sporchi? Lo dico io. Tutti spero che spariscano da soli.
sì. Grazie. Quindi in realtà non è servito assolutamente a niente. Dove segretare i sotterranei? Sì, dobbiamo ripassare da quella parte per forza, purtroppo. Già. No, troppo tardi. Vabbè. Vabbè, li ho dribblati quasi tutti, quindi mi accontento. Ma cosa? Non ha funzionato. Fantastico. Vedo che ha funzionato proprio bene bene. Dai, eliminiamolo. Oh, mio Dio, guarda. Davvero non è bastato? Ora sì. Oh yeah! Questo è un punto nuovo. La collaborazione di due persone, nel giusto ordine, ok. Aspetta. Sette. Nove. Dieci. Grande. Ok, perfetto. C'è anche un salvataggio, quindi mi sa tanto che ci sarà una sorta di boss o cose simili. Mi sa di sì. Rapporto. Eccoli qua. Abbiamo eseguito esperimenti con raggi isolantium su alcuni abitanti dell'isola. Eccellente. Tutto procede secondo i piani. Lo riferirò al grande Sconnet. Anche sulle altre isole va tutto a gonfie vele. Presto colpiremo anche l'isola Solcamari. Ora devo andare. Se sanno i geni del male, siamo sempre molto indaffarati. Occupati di questi due. Ignor sì. Ma soltanto lui da solo? Un tizio singolo? Davvero? No. Ops. Aia. Togliamoceli di torno alla stragrande, va. Yeah.
No! Sono un cretino! Che fastidio! Minchia, 200, ok. No, ma davvero? Oh, perfetto. Esattamente quello che volevo. Yeee! Quindi lo strano comportamento della gente era causato da questi furfanti. Non c'entrava niente il furto delle uova allora. Dobbiamo trovare il segretario e sentire cosa ha da dirci. Eccolo lì. E lui, scommetto che era nascosto da qualche parte. Scappato via con le uova, allora era lui il ladro. Non può essere andato lontano, raggiungiamolo. Ok, vediamo un po' nei dintorni se c'è qualcosa. Pare di no. Aspetta però. Oh, salve. Il segretario è appena corso su per le scale con un'aria torva. Cosa diamine sarà successo là sotto? Non c'è nient'altro. Aspetta! No? Ok, grande. Il segretario di solito è uno molto calmo, ma l'ho appena visto correre via tutto agitato. Oh, oltretutto siamo vicino al fiore. Yes. No, avvicinatevi o getterò le uova in mare. Calmo, capita a tutti di fare degli errori. Fermati. Non farlo, ti prego, ascoltami un attimo. Lucio. Voglio scusarmi. Io ti odiavo, volevo che perdessi il tuo incarico di capovillaggio. Capisco bene come ti sentivi, alla fine è stata colpa mia. Guarda il furto delle uova, le hai rubate per farmi un dispetto, vero? Lo sospettavo, anzi lo sapevo. Non avevo il coraggio di affrontare la realtà. È stato il mio atteggiamento critico a spingerti a questo gesto. Sono un pessimo padre. E il padre? Dio mio, sono stato un padre terribile. Pensi di potermi perdonare? Ok, va bene. Figliolo. Vendetta la servita fredda. I miei spuntini. Ma come? Ora che mi sono tolto questo peso, sto molto meglio. Beh, sono pronto per andare in cella. No, aspettate.
Le uova di Lucio sono tornate al loro posto. Perché non lasciamo che il segretario continui il suo lavoro? Ti prego, abbiamo bisogno di te. Ma io non posso. Potrei scontare la pena lavorando al posto di Lucio. Tanto lui già non lavorava di suo. Facciamo finta sia stato uno sconosciuto a rubare le uova. Grazie a tutti. Che fine un po'... lol. Ok. Sono riconoscente. D'ora in avanti mi darò da fare per il bene dell'isola. Cercherò di farmi perdonare per ciò che ho fatto impegnandomi più che posso. Forse è il momento di ritirarmi al mio incarico di capovillaggio, largo ai giovani. Sì, decisamente. Gli strani tizi in sotterranei. Ah, mi spiace, ero nascosto e non ho sentito quasi niente. Non crucciarti troppo sugli errori passati. Importante affrontare tutto con positività. Facile per te dirlo. Va bene, ci siamo. Non volevate disolare l'isola, ecco voi il fiorfaro. Perfetto, però prima... E vai, altra isola. Vedi che le isole però... Quante ce ne saranno ancora? Perché non c'è così tanto spazio. Ci sarà spazio per altre 3-4. Almeno credo. Bentornati, com'è andata sull'isola Lucciolo? Cosa è successo tutto questo? Per fortuna alla fine è andato tutto bene. Aspettami, al freddo. Oh no! Abbiamo dei visitatori all'isola Lucciolo? Vieni fiammetta. Oh mio Dio, gli farò da guida. Sì, sorbisciteli tu perché proprio... Grazie. Allora, adesso... Beh, non c'è molto altro che io possa fare. Anzi, devo rimanere proprio qua perché credo che... Ah, ok, siamo al top della salute. C'è qualcos'altro qui? No, assolutamente no. Vabbè, abbiamo già capito. Salviamo, dato che ci siamo. Oh mio Dio. Ma che splendida notizia, auguri. Signor Mario e signor Luigi, sentite questa. Loro due stanno per sposarsi. Finalmente. Siete scappati di casa per sposarvi. Che storia romantica. Una cosa però. Non siete preoccupati che il continente sia tutto separato? Ma certo che lo siamo. Specialmente per un posto che ci sta a cuore. Quale ci riferiamo? All'isola Gelavica, naturalmente. È lì che siamo conosciuti io e la mia mamma. Ah, Gelavica, quindi è una sola isola. In quell'isola sorgono due villaggi. Uno circondato dalla lava, l'altro dalla neve. Geloria è situata ai piedi delle montagne innevate. E la Voria sorge accanto a un vulcano. Un vero peccato che quei due villaggi siano in perenne competizione. A metà?
Alfredo, non riesco a darmi pace per l'isola gelavica. Lo so bene. Mm? È un posto speciale per noi, è lì che ci siamo incontrati per la prima volta. Soffro a pensare che lì la situazione sia sempre così tesa. Alfredo, io e te ci capiamo sempre al volo, è come se fossimo una persona sola. Va bene, ok, sì. Facciamoli da soli, esatto. Quanto a noi, ora almeno sappiamo dove andare. Andiamo all'isola gelavica. Va bene. Forse risolveremo la situazione se gli facciamo vedere quanto ci amiamo. E infatti adesso sblocca l'accesso all'altra corrente. Centralbero. È stato proprio un bello spettacolo. Sì, è vero. Ok. Oh, la miseria. Continuano ad esserci un sacco di secondarie. Ammetto che, ragazzi, sto iniziando un po' a stancarmi di fare queste secondarie. Anche perché alla fine non è che ti diano chissà che qualche oggetto. Ma per carità, ogni tanto c'è qualche equipaggiamento molto potente, però. La vagante in avvicinamento, ok. Va bene, ho capito. Facciamo il giro. Oh, ecco. La colonia. Ok, grazie. A proposito, a me pare strano comunque che quello. Aspetta, vediamo se anche qui lo scoglio. Ah, rafano radicato, oh mio Dio, questo. Che fastidioso, ok. Aspetta. Dove cavolo sta? Ah, sarebbe quella, ok. Minorcria. Va bene, dai, andiamoci. Ci passo sopra e crick, faccio un salto e crack. Per esempio, le piattaforme di ghiaccio di quest'isola sono quelle che si rompono. Ok. Associazione pro ghiaccio sottile. Che succede qui? Cosa? Oh yeah. No. Ok. Ah,
Aspetta. Ok. Vabbè, è un puzzle game praticamente, dai. Grosso modo sì, è quello. Ultra sciroppo. No, mi sa che ho sbagliato. Ho sbagliato. Mannaggia a me. Non ci posso credere. Vabbè, dai, se non altro adesso. Si tratta solo di arrivare fino a qua, dai. Oh no, ok, è semplicemente questo, ok. Scarpe primo impatto? Ok, vediamo un po'. Alla miseria! 30% i danni inflitti al nemico che colpisci per la prima volta. Ok, fighissimo. Sono potentissime. Ok. Vai, torniamo sull'isola. Ok, sì, no, ma non si tratta soltanto di nuove correnti. Devo tornare indietro perché sono quasi certo di aver saltato uno scoglio, anche se non mi sembra che sia stato mai indicato, però boh, mi pare strano che quell'alone lì non sia quello che penso. No, va bene. Ma è veloce, questo dico. È impossibile che non lo sia. Magari questo lo è, però in realtà devo beccare una corrente diversa. Ne sono quasi sicuro. Ok. Infatti lo era. Mi sembrava strano a me. Gara infinita? Siamo quasi a metà. Angustia. Va bene. Ok, fatto. E adesso... Questo l'abbiamo fatto. Si tratta di andare qui. Non ci vabbè volere poi così tanto perché è bella dritta la strada, più o meno. Sto ancora meditando se mettermi a fare le altre secondarie.
Allora cosa abbiamo lì? Ok. Irrisoria. Ma che cosa? Va bene, andiamoci, va. Isolette piccole. Che diavolo? Cioè? Attenzione a non scivolare. Nessuno, aiutatemi. Chi ha parlato? Sono qui, non riesco a uscire. Non avete un attrezzo resistente, un martello tipo? Colpite il ghiaccio per spostarlo, avanti, salvatemi. Ok. Come... aspetta. Prova dall'inizio, sì. Ok, allora posso spostare solo quelli singoli, quindi No. Allora, fatemi pensare, eh. Sono le cose che mi mettono un po' in crisi. Non so che cosa... E non concludo niente così. Aspetta. No, mi sono bloccato. Merda. Allora.
No. No, ok. No. Niente. Mannaggia. Vabbè, datemi un secondo per pensarci, va. Ok, sono un idiota. Una cazzata. Che sollievo, sono salvo. Avevo quasi perso le speranze. Ghiaccio mi ha intrappolato. Mi sono cacciato in un guaio. Chiamo Ghiacceo. Sono giunto fin qui guidato da venti gelidi. Stavo creando un'attrazione turistica con il ghiaccio. Mi sono lasciato prendere. Il ghiaccio mi ha preso a sua volta. Ok, grazie. Che maleducato. Un po' ho dimenticato di darvi un pensierino. Vediamo il pensierino, dimmi che è un qualcosa di figo. Oh, fagiolone baffi? Ok. Si può fare un'altra attrazione? Se avete voglia parlate pure con me in qualsiasi momento. Cioè, un'altra attrazione? Una martellata al ghiaccio per spostarlo. Rompete tutte le casse e avrete vinto. E poi ci sono i regali. Ah, ok, quindi è un altro. Ok. Ultra sciroppo. Ok. Sì, ma così non ho concluso niente. Non ho mica un altro modo. No, non ha alcun senso questa cosa, mi sa. No, ho fatto la stessa cosa di prima. Posso entrare da nessun'altra parte. Devo fare per forza così. Vabbè, sapete che c'è, raga. Sti cavoli. Più difficile, non vedete quello finito di rompere le casse. No, me ne voglio andare. Grazie. Sì. Vabbè, anche no. Anche basta. A proposito, ora che ci penso.
parte le tante secondarie che abbiamo. Fagioloni, baffi. Ah, più tre, eh? Eh sì, eh. Eh sì, eh. D'accordo. Allora, dov'è che siamo qua? Perfetto. Qui abbiamo già fatto quello che dovevamo fare. Spostiamoci di qua. Voglio dare un'occhiatina. Credo che la prossima sarà l'isola. Ok, quello è bloccato. Penso che quella sia l'isola che cerchiamo. Sì, infatti, infatti, eccola qua, gelatica. Ok. Vai, vai. Vediamo che altro c'è. Assolutamente niente. Mettiamo dentro questa corrente qua. A posto. Qui c'è... Aspetta. Ma qui c'è un'altra corrente che però non è accessibile. Non c'è neanche il punto... Non so. Non so davvero... Quale dovrebbe essere il passaggio? Boh. Vabbè, qui, nel senso che qui si vede. Qui non c'è proprio niente. Non so come raggiungerla questa parte qua. Curioso. Molto curioso. Allora, abbiamo veramente tante. Gira, gira, nascondi i mostri terribili. Solo i veri eroi possono sconfiggerli. Va bene. Bambino che ha fame, costruisce il suo appetito. Abitante dell'isola desola, poco incline al lavoro, si è dato alla fuga. Va bene. Va bene. Allora ragazzi, sì, io direi che ci possiamo però fermare qua con i contenuti di oggi. Prossima puntata vedrò se fare, perché davvero le secondarie non mi sta un po' passando la voglia di farle. Comunque vediamo, vediamo se farle o meno, ma sicuramente andremo alla prossima isola. D'accordo, gente? Grazie a tutti, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al primo canale, seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram, Telegram e TikTok, tutti i link per supportare il canale tra cui i link affiliati ad Amazon, Instant Gaming e link a Patreon, link alla playlist con tutti quanti i video della serie di Mario e Luigi Fraternauti alla carica e anche il link per acquistare il gioco e se l'acquistate tramite questo link aiutate e supportate moltissimo il canale. D'accordo, gente? A presto!